Ciao ragazzi, benvenuti ancora in questo nuovo video. Allora, oggi pomeriggio voglio portarvi con me a fare un giro in un posto un po' particolare. Allora, oggi siamo nella riserva naturale della Palude Brabbia e siamo in provincia di Varese. Allora, questa palude praticamente resta tra i laghi di Comabbio e il lago di Varese e dal 1984 è diventata una riserva regionale che dal 1994 però è diventata della LIPU. Poi c'è scritto che anche proseguendo sul sentiero sulla sinistra si costeggia il torrente Riale, che è questo qui che vedete, e più avanti praticamente si arriva a un capanno di osservazione dove praticamente si potranno vedere le specie di animali che ci sono, di uccelli acquatici che ci sono in questa palude. Ragazzi, basta parlare, basta leggere, andiamo. Allora, sono venuto oggi a fare questo giro, tanto passano gli aeroplani, perché mi è stato consigliato da un ragazzo sulla mia pagina Facebook. Mi raccomando, seguitemi su Facebook. Allora, avevo detto che siamo a Varese, siamo praticamente in provincia di Varese, siamo in Arzio qua oggi, e stiamo andando a visitare la Palude Brabbia. Tanto c'è un po' di puccia. Adesso mi sono portato anche, vedi, sono portato nello zainetto anche gli stivali, perché non so com'è, qua c'è già giù un po' di palcioccia. Sono portato gli stivali, mi sono portato un binocolo perché mi hanno detto di portare anche il binocolo. Dopo vediamo un attimino come gestire il video, voglio farvi vedere anche a voi. E basta, mi sono portato anche uno sgabellino della Quechua, dopo vi faccio vedere anche lo sgabellino. Allora, intanto guarda, tanto che io parlo, siamo arrivati qua, vedi? Allora, tra prati e siepi. Allora, qua abbiamo due sentieri, vedi? Sentiero natura e capanno di osservazione. Adesso io andrei verso sinistra, andrei nel sentiero natura perché penso che sia di qua. Dopo il capanno di osservazione ci andiamo dopo. Quindi mettiti bello comodo, perché probabilmente questo video durerà un'eternità. Quindi guardatelo con calma, lasciagli un like, iscriviti al canale e basta. Allora ragazzi, siamo arrivati in questa postazione, vedi? Allora, prima c'era qua un signore, mi ha detto che forse oggi non è giornata, perché va anche a fortuna. Allora, adesso lui è stato qui una mezz'oretta, un'oretta, però ha detto che ha visto poca roba, forse ha visto una folaga e un aereo airone. Caspita, la zona è meravigliosa, la zona bella, il posto mi piace da matti. Vedi che siamo arrivati dal di là noi, vedi, dalla stradina là. Qua c'è questa passerella, vedi, un po' di legno, no? Qui ci si può mettere. Questo è il torrentello di prima, vedi, che veniva avanti, vedi che va, che gira. Tanto passano i maledetti di aerei. Allora qua abbiamo, guarda, le finestrelle per poter spiare, però mi sa che dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare
tornare indietro, mi sa. Nella zona di prima, dove c'era scritto osservatorio, perché mi sa che qua non c'è niente. Porca miseria. E qui va fortuna, questo è un video che va fortuna, ragazzi, perché non è facile. Non è facile poter vedere. Poter vedere degli animali selvatici così, Adesso proviamo, perché mi stavo dicendo quel signore qui che c'era in giro prima, mi stava dicendo che di là, vabbè, c'è il la casetta dove c'è praticamente una specie di osservatorio, chiamalo così, no? Dove c'è gente che vanno a fare le foto. Io vado a fare il mio video. Vediamo se troviamo qualcosa, ragazzi. Porca miseria. Se no ci rivengo un'altra volta, guarda. Allora, famiglia, allora siamo ritornati, guarda, dove eravamo prima. Allora, adesso andiamo verso il capanno di osservazione, no? Vediamo se là siamo fortunati. Vediamo un po'. Allora, dai, vediamo un po' qua. Adesso facciamo un po' silenzio perché... Allora, lì c'è già un qualcosa, vedi? Allora, vediamo se siamo fortunati, porca miseria. Allora, guarda. Qui abbiamo già le casettine, guarda lì. Le vedi? Guarda. Allora, qua adesso... Qua adesso ci vuole un sacco di pazienza. Aspetta che mi metto così e niente, cercherò di parlare il meno possibile e niente, ascoltate le campane immancabili. Allora proviamo ad andare dentro nel capanno, tanto vediamo. Dovrebbe essere aperto da quello che mi ha detto il signore. Salve. E ne abbiamo quelle lì in fondo. Guarda che belle come sono colorate. Io non posso zoomare troppo perché già sono lontanissime di suo. Guarda, qua invece abbiamo una casettina qui in fianco al capanno, guarda. Questa qua che ti ho fatto vedere prima. Che c'è sempre. C'è sempre un giovanotto che va avanti e indietro. Probabilmente gli hanno lasciato lì il mangiare, no? Adesso vedrai che torna. Eccolo, hai visto? Anzi, due ce ne sono, guarda, ce n'è anche uno sotto piccolino, guardalo. Ah, gli hanno lasciato il mangiare anche lì.
Vedi, questo qua è il tour del capanno, praticamente qua è dove si mettono a fotografare. Infatti prima i signori stavano a fotografare. Ok, ragazzi, dai, allora andiamo. Socio lì, proteggi la natura. Allora, andiamo. Andiamo alla porta del capanno. Ok. Allora ragazzi, dai, torniamo indietro, adesso vediamo se fare anche la stradina lì, il sentierino che diceva il signore, visto che qua abbiamo visto poco, dalla parte di là abbiamo visto veramente niente proprio, qua pochissimo, quei due o tre in fondo, però vediamo un po', dai. Ok, allora qua siamo arrivati anche in un altro posto, abbiamo fatto il giro che ti dicevo. Guarda, qua c'è uno stagno. Allora qua mi stava dicendo un altro signore, tanto si scivola, che qua dentro si possono vedere anche le nutrie. Bisogna stare attenti su questa passatoia perché si scivola di brutto, sempre se non si rompe. Questo tronco l'hanno tagliato a fette e l'hanno lasciato lì. Si spacca qui, sono forte, siamo. Guarda questo piantone qui, ragazzi, che roba, è sventrato, è caduto. Guarda. Allora, si può andare in un altro posto. Allora adesso proseguiamo dalla parte, andiamo a vedere l'altro punto di osservazione di qua, ok, dopo il ponticello che abbiamo fatto, dopo magari andiamo dall'altra parte. Adesso andiamo a vedere di qua. Allora vediamo qua cosa abbiamo, vediamo se becchiamo qualcosa, che adesso qua ci vorrebbe una fotocamera di quelle fotoniche che io non ho, però allora, vediamo un po' se riesco a zoomarti. Aspetta che passo qua, fammi vedere, va. Vediamo questa passerella che è scivolosa, che te non hai neanche idea. Aspetta che scendo perché ci scivola a fare schifo proprio. Guarda che stagno, che bello questo. Guarda che spettacolo di stagno. Ma intanto mi stanno giù. Anche il sole. Troppo, perché sennò sfuoca. Allora aspetta che la si sente con qualcuno. Ovviamente resta giù in fondo nascosto, non riesco neanche a... a vederla. Allora ce n'è un paio, però abbiamo la luce contro e
non so se riesco a fartele vedere, aspetta. C'è il riflesso, guarda, si vedono le piante al contrario. Dov'è che? Questa lì è scorso dietro, non so se vedo adesso, aspetta un attimo. Ho la pazienza. Vedere, forse sono qua. Eccolo lì. Si sono sempre quelle che c'erano dalla parte di là prima, eh? Ok, dai ragazzi, allora torniamo indietro perché ormai mi sa che è venuta meno la quello che volevo vedere, però vabbè, due o tre cose le abbiamo viste, dai, niente non è, no? Guarda qua che bel canneto che ci hai visto, guarda. Tutto il bambù. Allora ragazzi, sono ritornato da dove sono partito lì dal sentiero, no? Allora vi ricordo che siamo andati a vedere la riserva naturale della palude Brabbia. Siamo a Inarzio, in provincia di Varese. Allora niente, spero che vi sia piaciuto questo mio video, anche se abbiamo visto poco perché... Abbiamo visto poco, infatti c'erano anche delle persone che fotografavano e anche loro hanno detto che niente, oggi era un po' una giornata un po' così. Vabbè, fa niente, dai, l'importante era fare un bel video, stare un po' con voi nella natura. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per le notifiche, mi raccomando, perché sennò YouTube non vi fa vedere niente. Seguitemi su Instagram, Facebook, tutte quelle cose lì. Ragazzi... Io vi saluto da Inarzio, al prossimo video, statemi bene, ciao ragazzi!